Benvenuti amici di Apuli Hotel a questo nuovo appuntamento con gli itinerari di Puglia. Un benvenuto a Dario Durante. Oggi parliamo di una città molto particolare della Puglia. Parliamo della città di Taranto. Noi siamo molto legati, io e Dario, alla città di Taranto perché è la nostra città di provenienza, la nostra città d'origine. Dario in particolare è originario di un paesino della provincia tarantina, mentre io sono un vero cittadino di Taranto. Taranto è una città dalle mille sfaccettature, una città intensa, una città marinara e una città tutta da scoprire. Ecco, per questo motivo noi abbiamo deciso di fare una puntata esclusivamente su questa città. È vero, Dario? Sì, allora, Taranto ha molte definizioni per noi. È la città dei due mari, perché è vero che c'è un unico grande mare che si chiama Mare Ionio. Ecco, dalla statale si può vedere come c'è una penisola e poi un'isola che andremo a scoprire più in là, e ci sono due specchi d'acqua, un mar piccolo dove si vedono quei due segni rotondi e poi il mar grande più giù, che poi diventa Mare Ionio, viene vero e proprio. Ma Taranto è anche la città simbolo della grande industrializzazione del secondo dopoguerra, è la città dei delfini, dove con delle escursioni che negli ultimi anni si sono potuti avere, si possono proprio vedere e quasi toccare questi mammiferi bellissimi, è la città magno-greca fondata dagli Spartani nell'VIII secolo, è la città dalle grandi bellezze magno-greche, ma anche la città dai famosissimi riti pasquali, quasi famosi, quasi come quelli spagnoli, ed è la città, come dicevi tu, della marina militare, delle basi navali, strategica da un punto di vista proprio militare nello scacchiere del Mediterraneo, perché non ci sono soltanto grandi basi navali che adesso sono stati trasferiti nel Mar Grande, ma anche l'arsenale militare che ha fatto negli anni la fortuna della città. E vediamo uno dei simboli, che è il ponte Girevole, che è stato progettato nel 1887 e poi successivamente il suo funzionamento elettrico è stato, per così dire, aggiornato negli anni 50 del Novecento. Queste due braccia non si alzano, bensì si muovono indipendentemente uno dall'altro per far passare le grandi navi della marina, e qui da una parte e dall'altra avviene il famoso saluto dei familiari ai marinai in partenza per le missioni di pace all'estero. Il ponte Girevole ha, diciamo che scavalca questo canale navigabile, che prima non era affatto navigabile, ma era un fossato che separava la città vecchia, cioè il centro storico, dal borgo Umbertino, chiamato così perché proprio è la città nuova che viene ad essere costruita e realizzata a partire dal XIX secolo. Ecco, Il ponte Girevole, appunto, connette il borgo cosiddetto Umbertino, o la città nuova, come viene detta a Taranto, come viene chiamata a Taranto, dalla città vecchia. E la connessione avviene nelle vicinanze, appunto, del castello aragonese di Taranto, che,
Qui nella foto viene mostrato dall'alto una visuale un po' insolita. Sì, è un castello fondato dagli spagnoli. Siamo negli anni 80 e 90 del 400. Questa è una forma particolare, potremmo definirla una forma a scorpione, con queste cinque torri rotonde, tre danno sul canale navigabile, e diciamo che attualmente è visitabile totalmente grazie all'impegno della Marina Militare. Ecco, questa è una bellissima immagine, una bellissima visione. E all'interno c'è molto da scoprire, perché le fondamenta sono bizantine, normanne, ma anche ci sono stati effettuati importanti scavi archeologici. E questo, ecco, queste sono i sotterranei. Il castello fu reso nella forma come lo vediamo adesso dagli aragonesi, perché ci fu una riforma dell'artiglieria e quindi della difesa militare con polvere da sparo e cannoni, e come dicevamo, paura per l'invasione turca era, diciamo, impellente. Sì, il castello aragonese è una presenza architettonica molto importante nella città. Sovrasta il canale navigabile ed è una presenza architettonica viva, nel senso che la Marina Militare a tutt'oggi ha un presidio all'interno del castello aragonese. Come diceva Dario, il castello è visitabile. In tutto l'anno, dai suoi torrioni si gode di un panorama mozzafiato all'ora del tramonto, perché il sole a Taranto si tuffa nel suo golfo quando c'è il tramonto. Quindi è uno spettacolo tutto da vedere. E poi, ovviamente, è un posto pieno di storia da scoprire. Come il famosissimo matrimonio di Maria Dengen, che è avvenuto appunto nella cappella del castello aragonese di Taranto. È un posto suggestivo e gratuito anche da visitare, e si può fare un tour prenotandosi presso i numeri di telefono del castello aragonese. Uscendo dal castello Sì, ecco. aragonese, che vediamo in Siamo questa già foto sullo in Città sfondo, Vecchia. sì, siamo in Città Sì. Vecchia e queste sono le colonne Siamo già. doriche. Sì. Allora, Città Vecchia è senz'altro un'isola che è collegata al resto del territorio cittadino con i due ponti, il ponte Cerevole e il ponte di Pietra dall'altra parte. Queste sono le colonne doriche, ciò che rimane di un grande tempio dorico dell'epoca della conquista greca. Ricordiamo che Taranto è denominata Taras ed è l'unica colonia spartana magno-greca del sud Italia, e queste colonne danno il via ad una città, ad una via chiamata Via Duomo, Che è la quella via via che vedete. principale del centro storico, sì, sullo sfondo, Sì. e da Questa dove, è una veduta dall'alto della Città si, Vecchia. diciamo, si inarcano, va, ecco, questa è una veduta che fa capire, ecco, che fa capire che è un'isola, che è, diciamo, formata da numerosissimi vicoli. Questi vicoli sono stretti per un'esigenza di difesa dagli attacchi
esterni, ma anche per proteggersi dal vento. Diciamo che questa fitta rete di vicoli è tutta da scoprire perché si aprono degli spazi pubblici, dei larghi, chiamati in vari modi, dove si affacciano varie chiese e chiesette. E la più importante è il duomo, Che è che ha questo? varie stratificazioni. Sì, la facciata è cinquecentesca barocca e al suo interno notiamo una navata con soffitta a capriate e abbiamo anche dei capitelli di diversa provenienza. Ecco qui, abbiamo mosaico, ciò che rimane, ma si intende che sia stato un mosaico medievale. E poi sulla destra si affaccia un grande cappellone dedicato al santo patrono San Cataldo. Questo cappellone è un cappellone magnifico, barocco, fatto di intarsi marmori, di vari marmi. È una messa in scena, è un teatro, è il teatro della religiosità, ecco, in cui l'affresco del De Matteis dà un senso di sfondamento illusionistico. È il grande teatro barocco in cui il fedele e il visitatore si sente coinvolto e tutti i sensi vengono coinvolti. Uno spettacolo Ecco qui incredibile. vediamo il. E il grande affresco nella Sì, volta della questo è il cappella. particolare del soffitto, sì. Sì, Sì, del De esatto. Matteis che narra le storie di San Cataldo, che è questo santo irlandese che sbarca a Taranto e poi diventa vescovo della città. Ma chissà, Dario, magari in un'altra puntata parleremo proprio dei santi di Puglia che hanno tante cose da raccontare, come abbiamo Sì. visto San Nicola a Bari nella scorsa puntata, e anche San Cataldo ha una tradizione antichissima, veramente incredibile, tutta da raccontare. In questa foto volevo mostrare appunto l'inerpicarsi di vicoli strettissimi nella città vecchia di Taranto, tra l'altro una città vecchia ancora abitata dai tarantini, dove diciamo, il turismo non è la parte principale della vita della Taranto vecchia. Quindi il viaggiatore che inizia a conoscere questa città può vederne proprio la sua essenza. Sì, diciamo che la bellezza in confronto ad altre città tipo Lecce è che qui a Taranto abbiamo varie stratificazioni. Qui si passa dal barocco al medievale, ma anche dalle tombe a camere di origine magno-greca. Quindi abbiamo una diversità di epoca, tutte conservate. Questa è una bellissima immagine che ci fa vedere come la città vive ed è percorsa anche dai ragazzini, dai bambini che vivono nella città. Certo, ci sono anche diversi tour all'interno della città che si possono fare per osservare la città sotterranea e quindi tutti gli ipogei, perché come diceva Dario, appunto la città di Taranto, Taranto Vecchia, è stratificata, è stata costruita pezzo su pezzo, età su età. Tutti hanno, i conquistatori, tutte le persone che sono venute ad abitare, i popoli che hanno conquistato Taranto, hanno costruito e hanno lasciato un loro segno. Sì, Questo. delle trasformazioni. Qui vediamo come il legame con il mare indissolubile è proprio stretto questo legame. Si aprono e numerosi qui anche, ultimamente lo dobbiamo dire,
ristoranti di pesce e poi mi piace anche scoprire insieme a te all'interno del seno del Mar Piccolo esiste un'oasi del WWF chiamata Oasi La Palude, La Vela, in cui ci sono delle importanti testimonianze di flora e fauna, la flora legata agli ambienti marini salmastri e la fauna le specie stanziali ma anche migratorie. E qui, in una parte riservata alla Marina Militare, ma che è accessibile grazie al WWF, si possono fare delle magnifiche escursioni in canoa nel primo seno del Mar Piccolo, dove è possibile vedere sia delle testimonianze militari, anche e soprattutto delle testimonianze naturalistiche. E cosa c'è di importante? C'è la miticoltura tarantina, ecco qui l'imbarco delle canoe che Sì, io esatto. personalmente ho effettuato lo scorso anno. Ecco, c'è la miticoltura, Si vede, in questa quindi foto una si vede sullo coltivazione sfondo. pregiata. Sì, purtroppo Sì, oggi abbiamo un po' di dimmi. ritardo, quindi mi scuso con i nostri spettatori. Ecco, no, dicevo, nella foto precedente, in questa foto qui, si vedono i cosiddetti giardini a mare. Dove avviene la miticoltura? Sono appunto dei pali, ecco, in questa foto si spiegano meglio, sono appunto questi pali che vanno in profondità e dove vengono allevate, viene allevata la cosiddetta cozza tarantina. Sì, e poi negli ultimi tempi diciamo che continua a ricrescere un mollusco molto particolare. Ecco, questi sono gli allevamenti delle Esatto. cozze tarantine, ma quello che dicevo, ecco, è questo particolare mollusco definito Pinna nobilis, che è un mollusco animale, una specie protetta ormai. Da cui nel tempo, nei tempi passati, si ricavava il pisso. Il pisso è una fibra tessile, una stoffa pregiata, tipo una seta, che serviva per fare dei tessuti pregiati che usavano le nobildonne di Taranto e quindi i regnanti. Questa pigna nobilis è visibile dalla canoa nello specchio di mare. Sia in Mar Piccolo che in Mar Grande è possibile fare delle escursioni, non solo in canoa, ma anche con delle imbarcazioni pubbliche, ma anche private. Ormai si possono fare benissimo questi tour, dove si scopre anche che il Mar Piccolo è percorso da flussi di acqua dolce, oltre che di acqua salata. È una delle caratteristiche del nostro mare che permette questa coltivazione, questo allevamento particolare di mitili, cioè il fatto che l'acqua non è salina come quella del mare, ma ha una sua percentuale di acqua dolce dovuta a diverse sorgenti. Se non ricordo male, ce ne dovrebbero essere 21, una delle quali è legata ad una delle storie di San Cataldo, che magari. Vero Dario, diciamo in un'altra puntata, così manteniamo un po' la suspense per le prossime. Promesso. Ah, promesso, va bene, va bene. Eccoci qui. Allora, io volevo infine ringraziare Dario per la sua disponibilità e vi invito a seguirlo sui canali social, Instagram e Facebook con il Diario dell'Arte. Nonché il suo sito, il diario dell'arte,
www.apuliotel.it per trovare degli altri spunti e delle altre storie interessanti, soprattutto legate all'arte, appunto. Dario, volevi aggiungere qualcosa in finale di questa nostra puntata? Che Taranto comunque, come abbiamo detto, è percorsa da un'area di stratificazione, e anche c'è l'arte contemporanea, con la concattedrale che si trova in Città Nuova, progettata da Gio Ponti. Quindi veramente è percorsa da tutti i secoli, insomma. 2700 anni di storia, visto che è stata fondata nel 707 avanti Cristo. Bene, io concluderei qui la nostra puntata, vi do appuntamento a una nuova trasmissione. Ringrazio ancora Puglio Hotel, ringrazio Dario ancora una volta per la sua infinita disponibilità e vi saluto. Arrivederci. Ciao.